Marina e anche l'Italia da oggi perderanno altre due preziose sentinelle nel bacino del Mediterraneo. Le due sentinelle sono Danaide e Urania, altre due unità della Marina Militare che vanno in congedo nel processo di ridimensionamento della flotta. Ad Augusta, alla banchina Marcon, lo scorso 10 marzo i tricolori che nei 30 anni di attività hanno sventolato sulle due corvette sono state consegnate all'ammiraglio Filippo Maria Foffi, comandante in capo della squadra navale, dalle mani del tenente di vascello Fausto Marletta, al culmine della solenne cerimonia dell'ultima maina bandiera accompagnata dalle 21 salve di cannone, bandiere destinate adesso ad essere conservate all'altare della patria a Roma. Nell'arco della loro vita operativa, iniziata a fine anni Ottanta, Danaide e Urania, corvette classe Minerva, hanno percorso una distanza equivalente a circa 36 volte la circonnavigazione del globo terrestre, operando per lo più in missioni di pattugliamento, sorveglianza e difesa costiera, in supporto alla scuola comando navale e in particolare in attività di cooperazione internazionale con le marine rivierasche del Mediterraneo. Il Mediterraneo che continua a vedere la Marina Militare e tutti i suoi uomini, insieme ad altre forze europee, protagonisti attivi nell'esercizio del controllo degli spazi marittimi di interesse, nella salvaguardia della vita umana in mare e nella protezione degli interessi nazionali. Navi Urania e Danaide saranno radiate dal quadro del naviglio militare dello Stato il 31 marzo prossimo e contestualmente cedute alla Fincantieri per il ricondizionamento cui seguirà la vendita alla Guardia Costiera bengalese. L'uscita dal naviglio militare delle due corvette segue quelle, tra le altre, di unità storiche quali Granatiere e Maestrale e anticipa le prossime, tra cui Aviere, Fenice, Sfinge, Chimera ed Espero. Nel prossimo decennio la Marina Militare, a causa dell'invecchiamento della squadra navale, radierà ben 51 delle 60 navi attualmente in servizio. Questa tendenza negativa sarà parzialmente mitigata dalla prima parte del programma di ammodernamento e rinnovamento della flotta.